sta per partire l'incontro. Il via del direttore di gara, che questa sera sarà il signor Laurentio, coadiuvato da Cristiano Giannotti, quarto uomo il signor Beltramo. Prova ad allungarsi la ferita sulla sinistra con Abuziane, punta l'avversario, cross in mezzo, respinto. Ancora il pallone, la conclusione, il gol! Incredibile! Dal nulla la Fiorita si porta in vantaggio! Recupera Dolcini, Hirsch in mezzo. Pressato, perde il pallone, riparte la Fiorita, la combinazione tra Rapi e Abuziane, bellissimo questo 1-2. Abuziane fino in fondo, Abuziane in mezzo, Abuziane! La chiusura provvidenziale della difesa del Fiorentino in scivolata. Avanza la Fiorita, il cross in mezzo! E c'è il gol di Russo! E c'è il gol di Russo! Ancora una volta la Fiorita dal nulla! Colpisce! Il calciomercato ne ha rivoluzionato la rosa, portando tantissimi giocatori importanti a Serravalle, ma è comunque, sarebbe comunque un'impresa degna di nota. Riuscirsi al primo tentativo qua, un impiccio! E tanto un disastro incredibile della Fiorita. C'è Mastrota che si è spostato al centro. Torsani, numero, poi la conclusione ribattuta da Brighi. La palla ancora lì. Prova a uscire la Fiorita. Palla al piede, Palazzi pressato. Recupera il pallone il Fiorentino, non c'è fallo. Hirsch scappa sulla destra, la conclusione deviata. La parata di Vivan riesce a tornare su Pancotti, a sradicargli il pallone. C'è comunque calcio d'angolo per la Fiorita. Palazzi, pensa al cross, non lo effettua. Sul fondo, Pancotti. Cross in mezzo, scavalcati tutti. Arrigoni, poi Brighi anticipato da Filippi. Arapi, la palla rimane lì. Brighi, la parata di Bianchi e poi c'è fallo. Che parata di Bianchi. Signate, è entrato in campo a rilevare Russo, autore del 2-1. Dietro l'avversario Abuziane, profondo il pallone di Palazzi, Abuziane in area, Abuziane, Abuziane, Abuziane! Vicino al bersaglio! Contropiede, non c'è però nessuno sull'esterno, Teglioli ha tagliato, si va dalla da Abuziane sulla sinistra, sovrappone Arapi. Il cross del numero 11 a cercare segnate, poi la conclusione di Vitaioli, molto bella. Baisan sul pallone, cross profondo, la Fiorita esce e ora si lancia in contropiede, 3 contro 2, recupera da Dario Vitaioli sulla destra, Zafferani ancora per Vitaioli, 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 game over a Fiorentino, il sigillo del numero 7, grande contropiede della Fiorita, gestito veramente veramente bene da Vitaioli, che ha attaccato alla perfezione la difesa del Fiorentino in arretramento. Palla destra, palla al centro, finisce qui la Fiorita. Strappa 3 punti fondamentali al Fiorentino, non stecca in una partita che si era messa un po' male dopo l'errore clamoroso a inizio secondo tempo. E depois de 4 jogos sem vencer, o La Fiorita, ele chega aí a vitória contra o Fiorentino, 3-1. Destaque aí pro primeiro gol do La Fiorita, golaço de Nicola Greco, um chute ali de esquerda de fora da área, não deu pro goleirão do Fiorentino. La Fiorita, que com essa vitória chega ao terceiro lugar com 46 pontos, 3 a menos ali do Tripeni, que é o líder. Então La Fiorita tá na briga, tá na disputa aí pelo título, faltam ainda 7 rodadas, então tá tudo em aberto com relação ao título. E o Fiorentino, com a derrota, estaciona ali com 20 pontos, 12º lugar, vai ter que se esforçar ali para entrar no G11, que são
zona que disputa ali o mata-mata pela vaga da Conference League. Então está muito disputado, a pontuação ali está muito próxima entre as equipes. Fiorentino vai ter que se esforçar nessas últimas rodadas para se garantir entre os 11. Então é isso, gente. Obrigado por acompanhar o vídeo até agora. Peço que curtam e se inscrevam no canal e compartilhem para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, que isso ajuda demais a gente. Até a próxima.